Questa carta qua che vedete non è un mastino, ma è un segugio di lava. Sembra essere una vera e propria nuova carta leggendaria che vedremo. Questo qua è un meta che andrà a sfavorire molti tank, secondo me, e i beatdown in generale. Fa il 33% in meno di danno, ma ha il 33% in più di velocità. Quindi si counterà in una maniera completamente diversa adesso. Ma prima ci andiamo a prendere tutte quante le ricompense. Quindi iniziamo a spacchettare e qua ce la giustiamo alla grande. Ehi là, gente! Benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su Clash Royale. Sì, dopo un po' di tempo siamo tornati anche qua su Royale con la maglia di Clash of Clans oltretutto e soprattutto con la nuova ambientazione, ancora tutto incasinato dietro, tutto buio, non si capisce ancora niente. Nei prossimi giorni vedrete. Oggi non parliamo delle novità che riguardano la mia vita, ma parliamo di novità che riguardano il gioco, perché guardate un po' qua, ci vedo doppio, o quello è un doppio mastino. L'altro giorno vi avete cominciato a segnalare un botto di roba, è uscita a caso una leggendaria che è un mastino uguale al mastino, cioè una leggendaria uguale a una che c'è già. Fermi, vi fermo subito. Se andiamo su Twitter, il Twitter ufficiale di Clash Royale, c'è questo tweet che con queste tre bellissime moschettiere che sono rimaste sbalordite spiega che praticamente tra poco torneranno in manutenzione per applicare le modifiche al bilanciamento che vediamo tra un attimo e dare un nome proprio al segugio di lava. Questa carta qua che vedete non è un mastino, ma è un segugio di lava. Sembra essere una vera e propria nuova carta leggendaria che vedremo. Strano il fatto che l'abbiano messa così simile a una già esistente, cioè paradossalmente è voluta questa cosa, ragazzi. Cioè, noi in genere ci lamentiamo che magari una carta può essere troppo simile a una che c'è già. No, questa è proprio volutamente simile, cioè volutamente identica. Però non si sa molto altro, perché c'è stato questo bug vero e proprio che permetteva di richiederla questa carta, effettivamente. Ma ora come ora, l'unica informazione che ci dà il gioco è che in Arena 10, se ho visto bene, ecco, sul Monte Cinghiale, c'è scritto disponibile a breve, appunto sotto una nuova leggendaria grigia. Vuol dire che effettivamente arriverà una nuova leggendaria? Si ipotizza che nell'arena 10 adesso, oltre al mastino, si potrà trovare anche questo. Ah, segugio di lava è una traduzione più che altro. Lava Hound qua lo chiama in inglese, quindi in realtà no, la traduzione non la sappiamo ancora. Vabbè, anyway, oggi facciamo un po' di roba, visto che anche un po' che non facciamo Royale. Recuperiamo pure il bilanciamento rapidissimi e poi, ragazzi, lo vedete quel tasto dorato in alto, ritira premi, andiamo a spacchettare che mi esce il mastino. Che magari c'è ancora qualche bug. Sarebbe, penso, un video da un milione di views questo. Allora, hanno fatto una bella nerfatona innanzitutto alla regina. Sì, ragazzi, se lo meritava. Che è stata rallentata nel movimento quando utilizza la sua abilità. Ok, quando è invisibile è più lenta. Quindi bisogna cercare di farla camminare il meno possibile quando è sotto abilità. Poi abbiamo un doppio nerf per quanto riguarda invece il biondone. La sua abilità adesso impiega 11 secondi per ricaricarsi. Prima erano 8. E il range del suo dash da 6 passa a 5, quindi viene ridotto un pochettino. Meno male anche qua, perché il biondone è di nuovo bello forte. E lo scheletrone veramente non lo usava nessuno, quindi adesso insomma si ribilancia un attimino tutto. Nerfata anche la carissima domatrice. Allora, praticamente non andrà ad influire sulla velocità di spawn. Quindi tipo, se ho delle streghe che vengono colpite dalla domatrice, non mi rallenta lo spawn degli scheletrini o dei pipistrelli. Questo è il senso. Parliamo però di carte potenziate, perché qui è un po' un casino. Potenziato il mio carissimo vecchio gigante, ragazzi. È stata la mia carta più utilizzata fino all'arrivo del gigante elettrico, praticamente. Più 4% sulla vita, ok? Ecco qua le statistiche, le hanno aumentato un po' la vita. E se lo meritava. Cacciatore, che è un mio counter, quindi attenzione, il cacciatore diventa molto pericoloso adesso. Ha una hit speed aumentata dell'11%. Come potete vedere anche dalle clip qua che ci mostra il gioco, è più veloce proprio a sparare, ragazzi. Vedete che ci mette molto meno rispetto a prima. Poi, ancora un altro mio counter che viene potenziato, il mini pekka. Il mini pekka, ragazzi, viene potenziato sulla hit speed anche lui. Quindi pure qua lo vediamo direttamente in battaglia. Più 6%. Guardate, è leggermente più veloce, come vedete, a hittare. E anche qua è un problema, ragazzi, perché il danno è sempre lo stesso. Colpisce solo più velocemente. Poi, indovina un po', un altro counter che viene potenziato, l'inferno. Questo qua è un meta che andrà a sfavorire molti tank, secondo me, e i beatdown in generale. L'inferno praticamente ha una prima velocità di attacco più rapida del 25%. Adesso vediamo un attimino dalla clip. Però, come potete vedere, cambia drasticamente. Vediamo ad esempio contro questo gigante, che però vabbè c'ha il drago elettrico, quindi non so bene. Vediamo un po'. E vedete che comunque, guarda che il gigante
gigante già se ne è prese di hit, anche se poi la torre è stata stunnata. Quindi non lo so, ragazzi, non lo so. Ovviamente arriva un doppio buff sia per il trio di moschettiere sia per la moschettiera vera e propria. Io guardo questa perché è la carta che utilizzo. Qui è una carta che uso, quindi effettivamente questa la andrò a sfruttare molto meglio adesso. La moschettiera ha anche lei una hit speed più veloce del 9%. Questo già si era notato, eh. Ma le grandi rivelazioni sono tre carte in particolare, che sono la mongolfiera, che cambia completamente il suo funzionamento, ragazzi, perché diventa più veloce a fare danno, ma il suo danno viene ridotto del 33%. Cioè, guardate come cambia. Vedete, fa il 33% in meno di danno, ma ha il 33% in più di velocità. Quindi si countera in una maniera completamente diversa adesso. Diciamo che io la counteravo con la tornado principalmente per l'attiva mia centrale. Quindi adesso potrei prendermi una prima hit e gestirmela molto meglio la mongolfiera. Questa è una cosa che mi fa molto piacere. E anche la moschettiera dovrebbe riuscire a contrarmela meglio. Quindi guarda, in realtà questo cambiamento che le hanno fatto a me va anche bene. Però le due carte ancora rimanenti particolari sono i principi. Quello normale ha una nuova abilità, ovvero è in grado di saltare i ponti quando necessario. E inoltre, ragazzi, ha vita ridotta, come potete vedere, del 4%. Mentre il suo fratello, dov'è? Eccolo qui. Anche lui, ragazzi, stesso discorso, ma i punti ferite vengono ridotti solo del 3%. Però secondo me il vantaggio di saltare i ponti è una cosa che fino adesso così aveva il domatore. È molto comodo adesso, secondo me, sui principi. Poi non so se in certi casi è un vantaggio o uno svantaggio. Secondo me sono più i vantaggi, eh. Non so se l'avete già provati, ragazzi, ditemi la vostra in chat eventualmente. Anche i maialini vengono nerfati, e meno male, meno 3% di danno per loro. Quindi finalmente mi romperanno un po' meno le scatole. Il fireball bait con i maialini era devastante, mi dava sempre un sacco fastidio. Quindi sono super d'accordo. È vero quello che dice anche la chat, che questa cosa potrebbe centrare con il cambiamento del mastino. Magari arriva un nuovo mastino e nascono dei deck doppio mastino con la mongolfiera nuova veloce. Chissà che cosa cambierà nei deck volanti, ragazzi. Secondo me un meta che cambia i beat down, perché hanno molti più anti-tank, più forti, meglio. Però anche i mazzi volanti hanno un po' un cambiamento. Il gigante doppio principe secondo me diventa un deck tipo OP, perché col gigante potenziato e i cavalieri potenziati, mamma mia. Non lo so, ragazzi, non lo so. Comunque, volevo, già che ci siamo, già che oggi è un mega video, facciamo un sacco di cose, provare con voi la torre, questa qua che ho shoppato l'altro giorno così easy peasy. Ma prima ci andiamo a prendere tutte quante le ricompense. Quindi iniziamo a spacchettare. Ci pigliamo i jolly rari, ok. La chiavetta, la chiavetta la possiamo... Ma la possiamo anche scambiare con 100 di oro, sinceramente. Tanto ne ho un sacco, quindi dovrei... Cioè, anche se mi mettessi lì, ne ho tipo 15, quindi le faccio che ritirare. Ok, prendo 10. Attenzione, devo usare le carte. Bella gatta da pelare questa, ragazzi, eh. Potrei potenziare lui, ma non ho abbastanza oro. Potrei potenziare lui, ma non ho abbastanza oro. Se riuscissi ad arrivare a utilizzare la moneta... Ma ce l'ho una moneta? Non ce l'ho. Devo cacciare fuori da qualche parte 35.000 di oro. Altre epiche che posso potenziare, ragazzi, non saprei. Li uso sul pekka, che ce l'ho indietrissimo il pekka. Dai, facciamo così. Facciamo così, vai. Perfetto. Proseguiamo nel frattempo. Andiamo col baule. Ok, onesto. Ok, buono il cavaliere. Così ci dà anche un po' di oro e ci serve per il deck arco X. Ok, andiamo a ritirare lo scambietto raro. Ok, poi qua cosa abbiamo? Bomber, molto interessanti. Sgherri e la fornace, quella me la richiedete spesso. La torre. La torre, ragazzi, vabbè, questa l'avrete già sicuramente vista. Perché me l'ha data due volte? Vabbè, poi ce la butto in mezzo nel randomizzatore. Ci pigliamo anche questa casettina. Bella per il golem e anche per il budino. 10k di oro ci arrivano così, proprio easy. Arrivano anche i jolly, interessantissimi. Ok. Ok, andiamo anche con altri jolly comuni. Jolly comuni non ho guardato bene quanti ne ho, però comunque anche lì non so bene poi come utilizzarli. E jolly rari, jolly rari anche lì devo usarli, ragazzi. C'è un sacco di jolly da usare, eh. Qua potremmo quasi quasi... Ho visto anche sulla Terry che ci potrebbero stare, eh. Bella di nuovo per i jolly epici. No, però scusate, devo fare un piccolo break e guardare i jolly effettivamente dove posso metterli. Beh no, beh, comuni ne ho 1700, quindi posso anche non preoccuparmene, però quelli
quelli leggendari, quelli rari, quelli epici, devo usarli, ragazzi. Caspita, a me c'ho le carte a potenziare adesso, non i jolly, raga. No, quelli comuni faccio presto usarli, faccio così. Ma già quelli rari, boh. Vabbè, aspetta, li posso usare qua. Mamma mia, sul golem di ghiaccio, ma subito proprio, dai, easy. Anche sul dome in realtà li potrei usare, ma sì. Usiamoli anche sul dome. Sul mini pekka, sul gigante, su sta gente qui anche, non ci starebbero malissimo, secondo me. Però adesso già ne ho un po' meno, ok. Quelli epici, to, ne posso usare qua un po' anche, così mi faccio l'orda pronta per essere maxata. E quelli leggendari, ragazzi, boh. Potrei metterli sull'MK. Li metto qui, dai. Poi almeno ce ne siamo tolti un po'. Anche sul pescatore, guarda. Anche sul pescatore, che non mi dispiace. Il pescatore, ok. Proseguiamo con lo spacchettamento. Andiamo con la cassettina. Ok, va bene. Altre due chiavi, raga. Le chiavi devo convertirle in oro, purtroppo. Portate pazienza. Andiamo così. Ok, mi triggerà un po' e convertirle in oro. Questa cassa qua da dimenticare. 100 jolly. Ancora un'altra carta easy peasy. Ok, andiamo con questi 20. Andiamo con il baulozzo. Belle le gabbie, che quelle mi interessavano. Buona per i jolly. Ok, quanto belle robe che dà il pass, ragazzi. Tanta roba. Ok, tra l'altro tra poco uscirà quello nuovo, quindi siamo belli pronti, belli carichi. Ok, mongolfiera, direi che ci sta. L'emoji che aspettavo da un sacco di tempo del cavaliere, del biondone, insomma. Ok, 1300 di oro non è male. La zap, ok, 10k di oro. Arriviamo sui 43.000. Ok, quindi posso fare la giocatina. Posso fare così, così e così e farmi il cavaliere al 12, appunto per il discorso che abbiamo fatto. Me lo potenzio e me lo faccio arrivare anche pronto per essere fatto al 13. Però adesso mi manca 75.000 di oro. Insomma, devo spendere già un po' troppa roba qui tra una cosa e l'altra. Se arrivassi a 35.000 posso provare a farmi la gabbia, però c'è troppa roba da fare. Facciamo così, jolly e ancora chiavetta più cassa. Easy peasy proprio, dai. Ci togliamo tutto. Bella per la fireball, bello per l'oro in più. Facciamoci un po' di partite, ragazzi, dove provo la torre. Provo sto deck. È ancora un po' poco livellato. Aspettiamo di farci la gabbia prima. Andiamo col nostro vecchio gigantino e vediamo effettivamente sti counter se arriveranno già la prima partita. Allora, intanto, a proposito di counter, fermi tutti, mettiamo uno spiritello lì. Questo così che ferma un po' tutto. Ok. Però che caspita. Mettiamoci questo. Lui ha già usato un sacco di elisir, perché ho usato 6 più 4 più 1, tipo. No, più 2. Ha speso un sacco lui, Dovrebbe essere sotto leggermente. Inoltre mi ha messo i barbari scelti, che secondo me... Vabbè, mi mette pure il mini pekka. Ragazzi, non può avere altri counter. Cioè, voglio dire, dai. Bello tutto, però tutti sti counter non ce li può avere. Ok, facciamo così. Ok, facciamo anche la moschettiera qua così. Attenzione, una tronchetto. Niente, il mini pekka mitterà per forza, ragazzi. Provo a far così. Tra l'altro anche a torre fa male di brutto, Allora, lui ha speso comunque di nuovo altri 4 anche per il drago. Cioè, è sotto con l'elisir, dai, non mi venite a raccontare che non lo è, perché è impossibile. Ok, facciamo così. Molto bene, mettiamoci gli scheletrini fast. Bellissimi gli scheletrini. Ottimo lavoro. Fanno guadagnare un sacco di tempo gigante. Gigante recupera tutto il vantaggio del mondo proprio. E qua ce la giustiriamo alla grande. Cannoncello. Spiritello un po' esotico in realtà. Andiamo col cannon... Il tronchetto, visto che il cannoncello se n'è andato. Ci salviamo abbastanza. Ok, di nuovo mini pekka. Vediamo se riusciamo a fare velocissimi così. Buono. Zappa, ma è una zap sprecata totalmente. Soprattutto per counterarmi un 1 di elisir, che poteva tranquillamente non counterare. Ok, io sinceramente quel draghetto semita lo prendo anche a torre, va bene. Mita una volta, infatti. Aspettiamo un attimo. Lui mi ha di nuovo messo il mini pekka, Quindi sì, può avere i barbari scelti, ma può avere un miracolo, ok? Vediamo di fare una roba del genere. Facciamo una roba del genere. Potrebbe andare a gelare di nuovo. Ci sta. Non so perché mi ha gelato le giant in tutto ciò. Ci metto gli scheletrini da uno. Potrebbe zappare? O mettere mini pekka? Cosa fa? Mette il mini pekka e tengo la fulmine pronta. Ma sai che qua proprio ce l'ho sul piatto d'argento. Faccio tac, tac e tac. Lì lo hittiamo. Vado di doppio gigante. Raga, ma cosa stiamo facendo? Cioè, guarda. Si vede che sono stato un po'. Che sono stato un po' senza giocare. Perdonatemi se ve lo dico, perché sono bassissimo di coppe. Cioè, ragazzi, dai. Sì, diciamo che è stato un periodo comunque quest'ultimo sul canale molto 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 dedicato a Brawl, Mi sono dedicato tanto a Brawl e ho visto che anche a molti di voi è piaciuto. E Royal non è che me lo sono messo da parte, ma effettivamente l'ho portato meno. Comunque dai, la torre è comunque molto bella, non l'ho commentata, però è carina, è molto carina. Ho fatto bene ad aggiungerla alla mia collezione. Che altro dire, metto questo qua in coda, apro ancora una ricompensa. Tanto il passo ormai me lo faccio che finire. Spero, perché ci sono due
due giorni, comunque di tempo, non è che c'è tantissimo. Vediamo un pochettino cosa si muove nei prossimi giorni su Royal con questo nuovo mastino, bilanciamenti, cose, nuovo meta, insomma c'è un po' di stravolgimento. Ci aggiorniamo presto. Un saluto a tutti e ciao belli.